Partirei, pensavo mentre parlavate che sembra ieri che c'era Berlusconi a Palazzo Chigi, Fede al TG4, l'altra certezza era Briatore al Billionaire in Costa Smeralda, Lusso, Belle Donne, eppure lui ha dovuto capitolare perché ha deciso di vendere il locale. Ma a parte questo, io voglio partire dalla biografia di Briatore, perché Briatore di strada ne ha fatta, a partire dalla provincia di Cuneo, lo chiamavano Tribula, cioè quello in piemontese che fa fatica, si arrabatta, figlio di maestre elementari, che diventa faticosamente geometra con una tesina sulla costruzione di una stalla, dopodiché oggi è un manager di grande successo, multimiliardario, però diciamo nella sua storia ci sono molte luci, moltissimi successi, ma anche delle ombre che forse non tutti conoscono, conoscenze discutibili, condanne per truffa e giochi d'azzardo, latitanza all'estero, insuccessi anche economici. Oggi un'indagine per contrabbando per la vicenda dello yacht, per cui secondo l'accusa, cioè i PM di Genova, avrebbe evaso il fisco per 5 milioni di euro. Visto che però lei incarna il mito dell'uomo che si è fatto da sé, un modello da imitare, in televisione l'abbiamo visto fare il boss, il maestro, dicendo ai giovani cosa devono fare per avere successo, io vorrei che questa sera dicesse loro cosa non devono fare sulla base della sua esperienza, cioè quali errori lei ha commesso e loro non devono imitare. Beh, almeno stasera abbiamo anche la maestrina, per cui ha fatto il compito di classe. La cosa. No, Se ho detto delle No, falsità, sì, allora. sicuro. E allora, Ah, sicuro, a prescindere. io non ho nessun problema, è anche scritto sulla mia biografia, la Certo, potete sì. vedere tutti quanti. 30 anni fa ho avuto un problema. E che cosa è successo? Io credo che un giovane possa avere un problema, ma non è detto che se uno sbaglia lo dobbiamo ammazzare. Se uno sbaglia e si rialza, vedi, questa è proprio l'invidia che c'è in Italia. Perché in Italia se uno ha una cambiale scaduta quando ha 19 anni è finito, gli chiudono l'azienda, le banche non gli danno credito. Perché c'è gente come lei che pontifica? Io poi non so lei privatamente cosa abbia fatto nella vita, non so quanti posti di lavoro lei ha creato o crea, o a quanta gente lei dà lavoro. Io questo non lo so. Ho sbagliato. No, no, Sono, no, dico. ho sba no, 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 posso, prego, no, prego. dato che la sua lezione l'ha già fatta, adesso faccio la mia. Ho sbagliato. Nel 2010. Giornalismo, non Si chiama lezioni. giornalismo. Grazie. Allora, se si chiama giornalismo, nel frattempo io nel 2010 sono stato completamente riabilitato, Tribunale di Torino, ho pagato tutto quello che dovevo pagare e la maestrina si è dimenticata che nel frattempo ho vinto No, ma sette mondiali di Formula 1. sì, no, ma io le. Do, posso, no, dato che lei dice Sì. solo le robe che le interessano, le dico anche qualcos'altro, no? Ho vissuto all'estero perché in Italia non c'era spazio, proprio per questi problemi che ho avuto quando avevo. Qui parliamo di 35 anni fa. Lei ricorda delle robe di 35 anni fa. Che cosa devi fare? Ti Fatto devi il maestro rialzare. in televisione, ha dato delle indicazioni a No, dei giovani posso. manager su quello che devono fare per avere Benissimo, successo. adesso le Quindi la spiego cosa sua devono fare. storia Benissimo, conta, no? benissimo. Nel frattempo, Diciamo, appunto, ho benissimo. citato anche l'indagine recente, Signora mica solo di maestra, 30 anni fa. nel Non è frattempo, maestra, è no, nel veramente. Sono frattempo, fatti, o ho signora detto delle giornalista, no, perché, falsità, sì, o ho detto la verità, sicuro, ma io dico di sì. boh, giudizi di Allora deve anche valore. dire che sono stato riabilitato perché è successo nel 2010. No, Deve ma il anche dire che Tribunale nel di Torino, le frattempo. condanne sono di Bergamo e di Milano, e Ebbene. lei è andata a vivere all'estero No, no, ufficialmente no, no, come ma io non vivo. latitante, No, io, questo allora, è, benissimo, ed è benissimo. No, ma rientrato se per questo è il un'amnistia, tribunale, non no, è. ma va Ok, bene è perché. così, no? Benissimo, adesso è esattamente così. Quando uno è riabilitato, credo che possa continuare ad andare avanti normalmente. Nel frattempo, ho vinto sette mondiali di Formula 1. Nel frattempo, ho creato un team da zero. Benetton è stato il più grosso miracolo della Formula 1 perché da 80 dipendenti siamo arrivati a 800 vincendo quattro mondiali. Nel frattempo sono entrato nel consiglio di amministrazione della Renault Sport, credo di essere uno dei pochi italiani a entrare in consiglio di una società francese. Nel frattempo
sono uscito dalla Formula 1, nel frattempo ho creato un gruppo che dà. Io quando mi alzo al mattino, cara maestra, so che do lavoro a 1200 persone per il mondo, so che ci sono 1200 persone che pagano i mutui, che affittano la casa, che mandano i bambini a scuola. Questo è quello che voglio insegnare ai giovani. Non è il fatto che se uno sbaglia lo devi ammazzare come cerca di fare lei o certi giornalisti come lei. Quando uno sbaglia e si rialza, in America è considerato un genio. Perché? Perché uno in può America sbagliare. Manco lo salutano uno che è stato condannato. Cosa? No, sì. In America ha sbagliato esempio, perché manco lo fanno entrare in un club uno che è stato condannato. Scusami, mi dissocio da questa. Parliamo di altri no, paesi. Assolutamente, no. Io ho vissuto se in il fine della anni. Pena è la riabilitazione, se la riabilitazione c'è, abbiate pazienza. Se no, la gente Costituzione è libera di continuare. Se noi uno che è stato in galera quando esce non lo salutiamo nemmeno più. Quello che allora succede in America. Da persona. Mi sto dicendo quello che succede. Ma che mondo in è? No, sto dicendo quello che succede a casa tua. No, questa è il classico esempio di per come favore. Funziona l'Italia. Non cioè, questo è il classico esempio. Uno dato sbaglia, che paga. Il professor Travaglio, io ho sbagliato, ho pagato. In Italia non parliamo della barca. Tanto abbiamo visto che è successo alle 8 con i telegiornali, per cui io ho due condanne, due no, come si dice? Processi. No. Due imputazioni. La prima era truffa ai danni dello Stato, caduta immediatamente in Cassazione. Mi avevano sequestrato una cifra, me l'hanno restituita. Un milione e mezzo. Esatto, me l'hanno restituita, per cui il fatto che me l'ha restituita non c'era. Benissimo. La barca cosa fa? Fa le stesse cose che faceva quando ce l'avevo io, sotto la custodia di un giudice. Ci sarà un processo, io penso che la barca... C'è un'indagine, l'ho citata, esatto, per cui, l'accusano benissimo. Di un'evasione da 5 milioni di euro, quello è un altro paio di maniche. Benissimo, benissimo. Anche prima c'era un'accusa. Possiamo andare avanti o dobbiamo fare no, il processo dico tutta che la in sera? Questa settimana... No.